Una classifica importante dimostra come i consumi del gelato sono in aumento. A guidare questa classifica è Roma e la Calabria. In Calabria come sta andando? In Calabria sta andando molto bene, visto diciamo, l'affluenza di tanti turisti sia italiani sia europei, soprattutto legata anche alle condizioni meteorologiche che stanno aiutando questa grande stagione estiva. Il gelato in Calabria ha avuto un grande, diciamo, negli ultimi anni un grande spessore di qualità. Sono tanti adesso i maestri gelatieri che si pronunciano su questa professionalità e sulla valorizzazione delle materie prime del territorio. Noi i gusti di quest'anno li abbiamo legati tanti agli agrumi di Calabria, dal limone al cedro diamante, al mandarino, all'arancia. Quindi valorizziamo questi prodotti del territorio che la liquidizia che la Calabria ci dona. Quindi speriamo di continuare questa grande stagione estiva e di puntare a grandi risultati. Nelle vostre realtà praticamente quali sono i punti vendita che vanno meglio? I punti che vanno meglio sono soprattutto quelli che stanno sul mare, Pizzo, Soverato, Amantea, quindi dove la gente è presa d'assalto soprattutto in questo mese di giugno e metà luglio nel fine settimana. Per sperare da questa settimana a proprio un assalto totale, visto diciamo, il mese d'agosto nell'imminenza, nel pieno della stagione estiva.